Seconda parte di Basket Time, ieri lo abbiamo detto, questa importante vittoria della On Sharing su Trapani, oggi una giornata importante per la società biancoverde, soprattutto per l'assetto societario della Menzana Basket. 1871, nel tardo pomeriggio si è svolta l'assemblea dei soci, all'ordine del giorno c'era l'aumento di capitale che è stato richiesto dall'azionista di maggioranza. Domani, presumibilmente, in prima mattinata si avranno le comunicazioni ufficiali da parte del club. La prospettiva è quella di una proprietà sempre più marcata da parte della famiglia Macchi, che attualmente ha circa il 60%, qualcosina in più del 60% delle quote, dovrebbe arrivare ben oltre il 90%. Questo in virtù della non volontà o in qualche caso dell'impossibilità di partecipare alla ricapitalizzazione degli altri soci, che lo ricordiamo sono il consorzio Basket Sport Siena, l'associazione Io Tifo Menzana e la Polisportiva Menzana. Domani quindi ne sapremo sicuramente di più. Ospite stasera, ci abbiamo già parlato, Todor Radonic, classe 1997, italiano ormai di formazione cestistica e anche di passaporto, credo, non nativo italiano. Prima di parlare della sua avventura cestistica e anche di questo suo approdo senese, vediamo una clip che lo riguarda. Abbiamo strappato un paio di sorrisi a Todor mentre vedevamo le foto del passato, che poi è un passato abbastanza recente, visto che parliamo di un giocatore giovane. Un paio di battute, poi parliamo di tutta la tua carriera. La foto con Mario Boni, un mito, anche se qua a Siena c'è stato un rapporto di odio più che di amore in passato, ma insomma un grandissimo della pallacanestro. E poi sorridevi al gesto che facevi, immagino, ai tifosi di Roseto e poi anche alla conquista della Coppa Italia l'anno scorso con Tortona. Eh sì, ho riso perché ci sono state un paio di battute su quella foto che ho fatto, era rivolta verso la panchina di Roseto. Sì, era una partita contro Virtus Bologna che abbiamo vinto a casa loro ai playoff e mi sono girato verso la panchina a fare il pistolero, quindi ho visto perché la foto non mi ricordavo neanche che ci stava e quindi ho riso. E poi l'altra foto era quando abbiamo vinto la Coppa Italia dove ho fatto una mitica intervista che ha avuto tipo 7.000 visualizzazioni, che comunque ho fatto una bella figura, quindi. Senti Todor, le prime foto invece erano con la Stella Azzurra, che è la società che sostanzialmente ti ha fatto crescere, no? Tu arrivi in Italia e lì inizi a diventare un giocatore, fra l'altro anche un prospetto importante. Sì, sono venuto alla Stella Azzurra a 15 anni, sono stato lì 5 anni, ho fatto tutte le mie giovanili lì. E lì sono cresciuto tantissimo come giocatore, ho avuto Germano D'Arcangeli come allenatore, che adesso è allenatore di Roseto Sharks.
Poi dopo sono stato a Roseto, dove ho avuto una bellissima pure esperienza, dove abbiamo fatto, ecco, playoff. L'anno scorso a Tortona abbiamo vinto la Coppa Italia, diciamo una stagione super positiva, e adesso sto a Mensana, e qui spero anche una bella esperienza positiva. Ecco, abbiamo visto, giustamente ha commentato Matteo anche la foto con Mario Boni. Io però mi sembra aver letto da qualche parte che il tuo idolo, se così si può dire, è un altro, forse è Dejan Bodiroga, Sì, se non sbaglio. sì. Ecco, a quali giocatori del passato principalmente ti ispiri e a chi pensi di somigliare? Ma io a me da piccolo, da quando ho cominciato a giocare, guardavo sempre i videoclip di Dejan Bodiroga, delle sue, diciamo, le sue doti tecniche, perché ci sta la mitica finta e cose così, quindi diciamo che sono cresciuto con lui e diciamo, tutti i giocatori slavi, Djordjevic, eccetera, eccetera, Kukoc, che comunque ha giocato in NBA. Ma penso che mi somiglio tantissimo a Bodiroga. Ovviamente non sono neanche un quinto di quello che è lui, però comunque mi piacerebbe diventare come lui. Beh, diciamo che il modello sicuramente è un modello importante, anche Bodiroga l'abbiamo visto tante volte e subito tante volte qua a Siena, ci abbiamo messo tanti anni prima di iniziare a batterlo. D'estate è arrivata questa chiamata della Menzana e primo pensiero qual è stato? Sì, ti dico la verità, per me comunque è stato un sogno, perché Mensana, diciamo che è una città storica della pallacanestro italiana, quindi per me, diciamo, quando ho avuto questa chiamata ero molto entusiasta e molto molto felice di questa cosa, quindi quest'anno sono qui e voglio fare del bene e fare del bene con questa squadra. Che squadra è? Un gruppo completamente rinnovato, è nuovo anche l'allenatore, il vice allenatore, l'abbiamo detto, ci vorrà un po' di tempo per arrivare al regime, si dice, cioè insomma per arrivare ad un buon livello, però sembra dal di fuori di vedere un buon feeling fra di voi. Sì, sono tutti ragazzi super, con maggior parte dei giocatori mi sono incontrato, ci ho giocato contro, però diciamo che come il gruppo e il team stiamo facendo tanto. Prospettive per questa stagione, anche se è presto. È molto presto, ma spero di fare più di quel che, cioè, playoff sicuramente. Senti, Todor, appunto abbiamo citato prima i tuoi trascorsi alla Stellazzurra, dove hai condiviso lo spogliatoio con Davide, il figlio Sì. del coach Moretti, quindi il coach che già lo conoscevi sotto altre vesti, ma soprattutto Davide che adesso è a Texas Tech University, ti capita di sentirlo? Siete ancora rimasti legati? Ogni tanto ci sentiamo, cioè, nel senso adesso con i social su Instagram e cose così, no, guardo come lì, ogni tanto ci scriviamo qualche messaggio, comunque ci ho giocato alla Stella Azzurra, abbiamo giocato per un anno, abbiamo giocato i finali nazionali Under 17 dove eravamo quarti. Comunque Davide è un ragazzo super, un extra talento e spero di rincontrarlo e giocarci insieme con lui un giorno. Todor parlava dei suoi compagni, di questo feeling che è già un feeling importante. Uno dei compagni di Todor Radonic, ci andiamo ad ascoltarlo, ieri era in conferenza stampa, Mitch Poletti. L'inizio è stato tragico, onestamente, un po' l'orario, un po' l'impatto loro, che è stato ottimo, abbiamo lasciato delle cose troppo facili per giocatori di alto livello, quindi lo stesso quando succede con noi, prendiamo l'abbrivio, è chiaro che loro l'hanno preso, siamo stati bravi nel secondo quarto, soprattutto con Cepic, che ha dato un sacco di energia, ma anche con Toscio e Ranz, nei minuti che è stato in campo, veramente a svoltare la partita e ci hanno portato a giocare un secondo tempo partendo da pari. E dopo siempre riusciti a impattare la loro energia, a reagire alla difficoltà estrema che abbiamo avuto all'inizio ed è venuto fuori secondo me la forza che ha questo gruppo qui e la forza è una forza morale veramente importante, quindi molto bene una vittoria contro una squadra che onestamente mi sembra sia forte e giochi in un'ottima pallacanestro. Il tiro da 3 punti è una cosa su cui negli ultimi anni ho lavorato. Sicuramente nel basket di oggi
e soprattutto in Lega 2. In A2 è importante poter aprire il campo. Oggi purtroppo non è andata benissimo, soprattutto all'inizio, però ripeto, è una cosa che quando ci si lavora e viene riconosciuto dall'allenatore, bisogna tirare con fiducia, altrimenti vincono gli altri già, perché se non tiri, è vero che non sbagli, ma non fai neanche canestro, per cui questo è un punto. Per quanto riguarda l'inizio di stagione, sono contento perché io lo so, mi conosco, so che i miei precampionati sono abbastanza complessi, perché cerco di mettere tantissima benzina nelle gambe, di fare più lavoro possibile, perché so che è quello che mi aiuta, ma dall'altra parte giocare le amichevoli è molto complicato. Invece sono contento che, insomma, da quando abbiamo cominciato poi ad andare in una settimana tipo normale, il mio corpo sta reagendo bene, di conseguenza che il mio gioco sta migliorando, per cui molto bene, sono contento. In questo momento, tolta Cassino, dove abbiamo fatto una partita secondo me di un'attenzione clamorosa, regaliamo almeno due quarti, ma non agli altri, li regaliamo, purtroppo non giochiamo bene a pallacanestro, e mentre abbiamo due quarti di quello che può essere il nostro potenziale, no? Ma non parlo di far canestro o sbagliare, parlo proprio dell'attenzione, dell'aggressività, dell'intensità che mettiamo in campo, e quindi credo che i margini siano enormi davvero. Dobbiamo avere pazienza tutti noi, cercare di continuare a fare le cose che servono per migliorare. È chiaro che il processo è abbastanza lungo, perché siamo tutti nuovi con un allenatore nuovo, però credo che, insomma, siamo su una buona strada e abbiamo una base che è la base, come dicevo prima, morale di questo gruppo che non si insegna. Quello che dobbiamo cercare di fare noi assolutamente però è fare meno errori per non regalare, perché a volte quando si parte in svantaggio poi dopo non ce la fai sempre a fare il miracolo. Con Latina è un esempio, abbiamo buttato via una partita perché abbiamo regalato un pezzo, e oggi siamo stati bravi, con Rieti siamo stati bravi, però in casa secondo me dobbiamo imporci un pochino di più. Questa è la ricetta di Mitch Poletti. Tommaso, c'è molto di Poletti in questo ottimo avvio di stagione della Menzana? Beh, Poletti è probabilmente, soprattutto cifre alla mano, il migliore forse di questo inizio di campionato, anche se forse ieri, come giustamente ha detto anche lui stesso, all'inizio ha faticato molto, in quello che dicevamo prima, cioè ovvero nell'aiuto aggressivo sul pick and roll di Rodney Clark. Ho visto coach Moretti arrabbiarsi diverse volte, ma sicuramente è un giocatore fondamentale per tutto quello che fa, per il tiro da tre punti che apre il campo, per i blocchi granitici che porta, con i quali riesce in qualche modo a facilitare il gioco anche dei compagni, ma non sottovalutiamo il fatto che ieri, lo ha detto anche Poletti, una grossa mano è venuta dagli altri, da tutti gli uomini della rotazione di Moretti, da un paio di partite a questa parte, forse da Cassino un po' ampliata, ragazzi come appunto Todor, come Janko Cepic, come tanti altri che hanno dato veramente un contributo decisivo quando magari qualcheduno anche di coloro che hanno iniziato la partita, diciamo non titolari ma solo coloro che facevano parte dello starting five, magari ha avuto bisogno un po' di tirare il fiato. Poletti è un giocatore importante per voi che siete un po' più giovani, lui ha una grande esperienza, non è il solo in questa squadra, perché poi parliamo anche di Tommy Marino, dello stesso Moraes, che pure viene da un mondo un po' distante rispetto a quello che attuale sta vivendo in Italia, però ecco, Poletti probabilmente è proprio una guida anche per voi. Sì, diciamo che durante gli allenamenti lui, Tommy e tutti i ragazzi senior sono, diciamo, i nostri punti di vista, e nel senso cerchiamo di fare quello che fanno loro, e quando ci stanno degli errori sono sempre pronti a darci una mano e spiegarci cosa bisogna fare e cose così. Stai cercando di farti allungare la barba come Micci oppure? Sì, infatti gli invidio moltissimo per la barba lunga che c'ha. Una battuta invece la volevo fare con te, ne abbiamo parlato visto che ieri ha giocato una grande partita, su Janko Cepic. Janko è un ragazzo giovane, è a Siena dallo scorso anno, ha avuto tanti problemi perché l'anno scorso è stato afflitto da guai fisici che sostanzialmente non l'hanno mai fatto giocare, però si sta rivelando un giocatore con tanta faccia tosta, non ha paura e devo dire fa anche delle buone prestazioni. Sì, Janko è un bravissimo ragazzo, uno che quando entra non c'ha paura di niente, si prende quello che c'è, tira le botte, non ci sono problemi, quando chiede a Janko una cosa lui va e la fa. Quindi da questo punto, Tommaso, anche in prospettiva, visto che il cartellino della Menzana, potrebbe essere interessante questa storia.
Potrebbe essere interessante, adesso ce lo descrive Todor un po' come una specie di soldato, fanno sempre comodo diciamo al coach giocatori di questo tipo. Ieri Janko Cepic è stato fondamentale in telecronaca, l'ho definito il Renzi stopper a un certo punto, perché è stato mandato sulle piste di Renzi e in qualche modo provava a opporglisi, anche magari mettendogli le mani addosso e dimostrando diciamo di essere più scaltro di quello che potrebbe far pensare la sua carta d'identità. Dall'altra parte si è preso, mi ricordo, un tiro dal tiro in punta fuori la linea tre punti del 35-30 che è stato abbastanza decisivo, ma comunque ha giocato in attacco con sorprendente personalità. Grande Janko Cepic, noi ci prendiamo un'altra pausa pubblicitaria, poi l'ultima parte di Basket Time.